Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui numerosi a gremire la sala della Casa Amata, questa conferenza inaugurale dell'edizione 2012 di questa iniziativa che ormai è giunta alla sua quinta edizione, che quest'anno ha anche un nome importante, che è appunto fare i conti con l'ambiente. Se ne parlerà in questi tre giorni in tutto il centro di Ravenna, con decine di iniziative di ogni genere, come è ormai abitudine di questa davvero illuminata iniziativa organizzata dalla Belab. Se ne parlerà da tanti punti di vista, ma credo che sia molto significativo il punto di vista di questa conferenza iniziale, di questa serata inaugurale. Grazie alla presenza del dottor Raffaele Cantone, che davvero ringraziamo molto per essere qui, è arrivato anche un po' di corsa, segno che, come dire, ci teneva, ma che gli impegni sono tanti. E entriamo in argomento, fare i conti con l'ambiente, con uno dei, come dire, degli aspetti evidentemente più problematici, al tempo stesso più importanti, che è quello appunto del rapporto fra l'ambiente e l'illegalità. Sarebbe giusto dire due cose, dottor Cantone. Credo che chi è qui questa sera, in linea di massima, conosca l'avventura umana e professionale di Raffaele Cantone, le sue imprese da magistrato, sappia che oggi fa un altro mestiere, forse meno pericoloso, ma molto meno pericoloso, ma che questo mestiere meno pericoloso gli ha dato, credo, il tempo per scrivere alcuni libri importanti che danno, come dire, raccontano cose molto significative e inquietanti su quello che è il mondo in generale della mafia. Io non dico altre cose, ma mi piace leggere ciò che Raffaele Cantone ha scritto in, come dire, in apertura, come dedica del suo precedente libro, non l'ultimo, parleremo naturalmente dell'ultimo, nei Gattopardi, che è di un paio di anni fa. Lui dedica questo libro a quei magistrati, a quegli uomini delle forze dell'ordine, a quei giornalisti e a tutti quelli che nei diversi settori, con l'impegno quotidiano e con i comportamenti coerenti, cercano ogni giorno di arginare mafia e illegalità. Io credo semplicemente che il dottor Cantone sia una di queste persone. Ce ne vorrebbero ancora di più se tutti fossimo, dico fossimo, mi permetto di dire così, non ci sarebbe bisogno di questi incontri, ma il mondo non è fatto così e quindi serve invece gente che quotidianamente combatte in prima fila, ma magari anche semplicemente è pronto ad ascoltare e a recepire, perché la parola, la comunicazione, credo che sia una delle forme più importanti di lotta anche alla mafia e alle criminalità. Fatto questo rapidissimo pistolotto introduttivo, io entro nel merito immediatamente. Faremo una serata di domande e risposte, non ci siamo visti prima, quindi non l'abbiamo concordata, ma spero riesca a venire bene ugualmente. Dico subito che se alla fine della mia, chiamiamo un'intervista, qualcuno di voi ha voglia di fare domande, il dottor Cantone ha detto che è ben felice di rispondere, quindi insomma potrà essere una serata anche interattiva, come sono tutte le iniziative di Lab e Lab, fra l'altro. Il tema è, il titolo di questa serata è La rete di Penelope e le ecomafie. La rete di Penelope in realtà è un titolo che è stato dato perché l'ultimo libro invece del dottor Cantone è Operazione Penelope, è un libro che naturalmente riguarda la lotta alla criminalità e questo titolo significa che in qualche modo, come dire, la lotta alla mafia è un po' come la tela di Penelope, che per tanto si faccia, per tanto si cerchi di fare, per quanto ogni tanto arrivino risultati anche eclatanti da un punto di vista reale e mediatico, però poi è una lotta che bisogna riprendere tutti i giorni il mattino dopo. È davvero così? È sempre così? Continua ad essere così? La prima domanda è una sorta di stato dell'arte. Com'è oggi il livello della lotta alla mafia in Italia? Forse un altro. Prima di tutto buonasera e vi chiedo scusa del ritardo, ma c'è stato un inconveniente particolare. Io sono venuto in treno e praticamente subito dopo Roma i binari sono stati ingombrati perché un gregge di pecore è stato investito da un treno. Diciamo, mi dispiace davvero per le pecore, perché è stato, diciamo, fra l'altro ci ha bloccato un'ora e un quarto all'interno di una galleria. Quindi questo ha spostato un po' gli orari. Chiedo scusa per il mio ritardo. La ringrazio dell'intervento, diciamo così, positivo per la mia persona. Io attualmente sono magistrato che lavora all'ufficio del massimario presso la Cassazione. Fino all'ottobre 2007 sono stato componente della direzione distrettuale antimafia della procura presso il Tribunale di Napoli e mi sono occupato di indagini di criminalità organizzata e in particolare dei casalesi. E siccome i casalesi in qualche modo sono quelli che hanno un po' inventato il fenomeno delle ecomafie, poi cercheremo di parlarne. Questo è stato una delle ragioni di approfondimento, quello delle ecomafie, sia pure da me trattato, però sotto alcuni aspetti di cui parleremo. Però la prima domanda riguarda un po' lo stato dell'arte in generale.
Io credo che negli ultimi anni, se noi facessimo un'analisi di quello che è avvenuto in Italia nella lotta alla mafia negli ultimi 6-7 anni, i risultati ottenuti sono assolutamente eccezionali. Sono assolutamente eccezionali nel senso che sono stati arrestati quasi tutti i latitanti importanti. Oggi, se noi volessimo citare un numero che arriva a 10 latitanti di peso, non riusciremmo. Di fatto c'è un latitante davvero importante che è Matteo Messina Denaro, che è l'unico latitante della mafia. La Camorra in realtà ha un latitante più o meno importante, che è un certo Di Lauro, che però è poco meno di un trentenne, questo la dice lunga sul livello di pulizia in questo settore che è stato fatto. L'Andrangheta invece, che è sicuramente fra tutte e tre le organizzazioni quella più, diciamo, anche dal punto di vista militare, viva e vivace, ha invece ancora un certo numero di latitanti, ma nessuno davvero di peso. Quindi risultati eccezionali che sono stati ottenuti grazie all'abnegazione delle forze dell'ordine, grazie all'impegno della magistratura. E però, se noi andassimo a chiedere ai cittadini, soprattutto siciliani, ai cittadini campani, ai cittadini calabresi, se loro pensano che c'è stato un arretramento sul piano della lotta alle mafie, la risposta sarebbe assolutamente no. E questo per certi versi è persino più preoccupante, perché rispetto a quella che era un po' un'analisi tradizionale che veniva fatta nei confronti delle mafie, le mafie sono organizzazioni, diciamo, molto carismatiche, vivono molto del carisma dei capi, si sarebbe potuto pensare che l'eliminazione, diciamo, dei quadri e della classe dirigente mafiosa avrebbe portato come conseguenza all'estinzione delle mafie. Invece non è così. Invece non è così, perché le mafie si sono completamente modificate nella loro struttura. Sono sempre più diventate degli organismi di tipo economico, hanno spostato gran parte delle loro attività sui settori economici illeciti e hanno investito moltissima parte del denaro, che è provento dei traffici di droga, ma non solo dei traffici di droga, di molte altre attività di cui spero avremo l'occasione di parlare, in attività lecite che non si svolgono adesso più solo nella zona dell'Italia meridionale. Cioè, devo dire su questo punto che in realtà è da anni che questo fenomeno si verificava, ma era da anni che questo fenomeno era un po' sottovalutato nella sua, diciamo, entità reale. Le mafie sono molto cambiate. Le mafie hanno perso una serie di caratteristiche che sono le caratteristiche tradizionali, quelle dell'essere, diciamo, dei tratti oleografici del mafioso Coppola e Lupara, per trasformarsi sempre più in vere e proprie organizzazioni economiche che però hanno la forza di utilizzare il know-how mafioso, cioè al momento opportuno hanno una capacità di risolvere i problemi che è ovviamente diversa da quella dell'imprenditore normale. Semplificando, l'imprenditore mafioso non ha bisogno di rivolgersi alle banche per farsi fare prestiti, non ha bisogno di rivolgersi ai tribunali per far recuperare crediti o per risolvere controversie, certamente non ha bisogno dei sindacati per dover gestire le questioni del mondo del lavoro e poi non ha bisogno, diciamo, di interloquire in particolar modo con la pubblica amministrazione, perché spesso ha propri referenti all'interno delle pubbliche amministrazioni. E queste organizzazioni mafiose, che sono molto più mimetiche, rischiano di essere per molti aspetti meno visibili e molto più difficili da contrastare. Perché se vogliamo utilizzare, diciamo, un paragone sui colori, sicuramente la zona nera, quella delle attività militari, si è molto rarefatta. Ma è purtroppo aumentata enormemente la zona grigia, che è quella che fa da cuscinetto fra la società civile e invece le mafie. Allora, su questo le chiedo un'altra cosa prima di entrare nello specifico nel tema delle ecomafie, che è una sorta di sottoinsieme, ma probabilmente sta crescendo per diventare un insieme molto grande. Un accenno lo ha già fatto prima nel raccontare la facilità dell'economia mafiosa rispetto all'economia normale, fra virgolette. Però il fatto che la mafia non sia più quella di una volta, Coppola e Lupara, e però si sia espansa in un territorio che purtroppo è sempre più vasto, dal suo punto di vista, come dire, quanto dipende da una svilimento della
non so come dire, della società civile che ci può essere stato nell'Italia degli ultimi X anni. Cioè, in chi come noi vive in una terra che non è tradizionalmente una terra di infiltrazioni mafiose, anche se poi parleremo del fatto che magari questo sta capitando purtroppo anche dalle nostre parti, si è spesso detto, così in maniera banale, facilona, che la mafia o le mafie, chiamiamo insomma a seconda delle singole entità nelle varie regioni del sud, prosperavano e hanno prosperato storicamente perché c'erano problemi forti di economia, di presenza dello Stato e di quant'altro, e la mafia dava risposte più facili, per cui insomma inizialmente in qualche maniera è stato, come dire, un'esigenza naturalmente deviata che però quei territori avevano. Il progredire e il modificarsi delle mafie in questi ultimi anni dipende ancora o dipende ancora di più dalla difficoltà che i territori in cui le mafie prosperano hanno nel vivere civile, nel riuscire a essere complessivamente parte di un'economia che invece abbia normali valori? Oppure è una specie di fenomeno globalizzato dove le mafie italiane ormai sono correlate con quelle, che ne so, russe, cinesi e quello che è, quasi come un fenomeno oramai ineludibile del nostro mondo? Ma io, diciamo, sul fatto che sia ineludibile ovviamente non posso concordare. Credo che sia un fenomeno che si è particolarmente innervato, ma che sia, diciamo, non solo ineludibile ma anche suscettibile di essere sconfitto. Il problema è stabilire come e quando. Però ovviamente la sua domanda, che mi interessa di più, è la domanda iniziale. Perché, diciamo, le mafie hanno un diverso modo di atteggiarsi a seconda dei territori. E questa, io credo, la grande capacità delle mafie. Hanno una grandissima capacità mimetica e anche una grandissima capacità di adattamento. La mafia, la stessa organizzazione, io mi sono occupato dei casalesi, faccio più facilmente riferimento ai casalesi. I casalesi che operano nell'agro aversano, nella zona dei Mazzoni, che è la loro zona, si comportano in un certo modo. Quando i casalesi però vanno in altre realtà, non hanno gli stessi comportamenti. E questo ha portato a una sottovalutazione del meccanismo mafioso. Faccio, diciamo, una indicazione che ripeto sistematicamente, ma che credo sia indicativa. Se noi, diciamo, volessimo semplificare, dice, come facciamo a individuare l'esistenza delle mafie? Se per esempio qualcuno facesse una domanda, noi diremmo, utilizzando una logica tradizionale, come vediamo le mafie? Ci sono le estorsioni, ci sono gli omicidi, ci sono gli affiliati più o meno notori, c'è una grossa omertà sul territorio che protegge le organizzazioni mafiose. Questi sono gli elementi sintomatici delle mafie, sono quegli elementi che sono descritti anche nella norma del codice penale, che è il 416 bis. Questi elementi che noi abbiamo utilizzato per tanti anni per identificare le mafie, quando li andiamo a portare in realtà diverse non li troviamo. E quindi arriviamo alla conclusione che non ci sono le mafie. E questo è stato l'errore che io credo ha portato a sottovalutare. Io voglio fare un esempio, diciamo, che si è verificato in queste terre, che ripeto sempre perché è un esempio indicativo. E così spieghiamo bene il discorso degli indici. Un giorno un personaggio di Casal di Principe, che si chiama Zagaria e che era il fratello del boss Michele Zagaria e che era già stato condannato in primo grado per associazione mafiosa e che aspettava il processo di appello, trasferisce gran parte delle sue attività in una cittadina che si chiama Parma, che non è proprio in provincia di Caserta. Questa cittadina che si chiama Parma lui trasferisce utilizzando una serie di attività, diciamo, già esistenti, grazie anche a rapporti di parentela che aveva instaurato, diciamo, che ci interessano relativamente. Comunque lui rileva di fatto un'azienda parmense, entra in società con un'azienda parmense e comincia a operare su Parma. E su Parma Pasquale Zagaria, che è, diciamo, il fratello del super boss all'epoca, plurinquisito per decine di omicidi, super latitante, non ha mai torto il capello a nessuno, si comportava come un imprenditore e in particolare aveva riempito di liquidità questa azienda che fino a quel momento era in grossissime difficoltà economiche. In particolare c'è un episodio che io credo sia utile perché è presente negli atti processuali. C'è una sentenza passata in giudicato, è un episodio accertato al 100%. Questa azienda, che era, diciamo, in stato di predecozione, comincia a lavorare molto nella zona di Parma, costruisce appartamenti, costruisce villini
e grazie ai rapporti che questo imprenditore parmense aveva con, diciamo, un pezzo di classe dirigente locale, riescono ad acquistare un terreno importante a Milano, terreno che si trova al centro di Milano, che può essere oggetto di una speculazione, e che per acquistare questo terreno, che costa 8 milioni di euro, devono versare ad una banca che, diciamo, non è la Cassa di Credito di San Marcellino, ma che è il primo istituto italiano, quindi non c'è bisogno che dico quale sia, con filiale a Piazza Duomo, quindi non, diciamo, a Casal di Principe. Devono versare una certa somma di denaro per acquistare dei titoli che servono per mettere in garanzia di un mutuo di 8 milioni di euro. Non stavamo nel periodo di crisi attuale, la vicenda si verifica nel 2003, però non stiamo parlando di 200 anni fa, quando Zagaria era già un nome che bastava inserire in internet per capire di che cosa si parlava. Comunque, per farla breve, perché la vicenda io credo sia particolarmente interessante, quando fanno i conti trovano che non si erano, avevano sbagliato i conti, avevano solo un milione da poter versare, gli mancavano 500.000 euro e entro il giorno dopo Pasquale Zagaria e il suo socio avrebbero dovuto depositare 500.000 euro in contanti presso questa banca, in contanti, avrebbero dovuto fare un bonifico. Pasquale Zagaria chiama a Casapesenna, che è un paese, diciamo, che se uno guardasse in base ai redditi, in base per esempio al tasso di evasione del canone RAI, penserebbe che è un paese che probabilmente si trova in Africa. E invece Pasquale Zagaria riesce la mattina dopo a farsi portare in contanti al casello di Parma 500.000 euro in delle valigette. Questi soldi vengono portati, così come Zagaria li prende dall'autostrada, presso la sede della banca in questione a Piazza Duomo, vengono depositati. Il signore non si qualifica dicendo io sono Esposito, dice io mi chiamo Zagaria. Versa 500.000 euro e chiudono l'operazione per l'acquisto di questo terreno che si trova in una località centrale di Milano che si chiama Santa Lucia. La banca non fa la segnalazione per operazioni sospette. 500.000 euro in contanti portati da un signore che aveva uno slang casalese che non c'era bisogno di capire che cos'era il casalese. 500.000 euro in contanti, portati tutti in biglietti di 500 e 200 euro, vengono depositati da un soggetto che si indica con il cognome di Zagaria. Domanda: quali degli indici sintomatici delle mafie abbiamo trovato? Nessuno. Abbiamo trovato una sorta di personaggio positivo che ha iniettato 500.000 euro in un'attività economica in decozione, che ha rimesso in moto un sistema economico, consentendo a un'impresa che stava fallendo di investire nelle zone di Milano, non ha torto un capello a nessuno, non ha mai fatto una minaccia a nessuno, non ha neanche lontanamente accennato ai suoi rapporti di parentela. E allora questo era il dato. Abbiamo per troppo tempo sbagliato, o si è fatto finta di sbagliare, perché si è pensato che siccome non si sparava, siccome non si faceva estorsione, ma questo in una prima fase, perché già per esempio nel modenese queste attività hanno fatto già il salto di qualità rispetto, diciamo, a reati anche di un certo tipo di violenza, ovviamente imparagonabile ad altri tipi di violenza, si è dato per scontato che questi fenomeni non esistevano in altri contesti. E allora è chiaro che il meccanismo si è completamente evoluto. È chiaro che il meccanismo non può più essere identificato secondo quei criteri, perché noi abbiamo un soggetto che porta 500.000 euro e probabilmente anche il resto, l'altro milione probabilmente era suo, senza tentare neanche di fare nulla di illecito. Quell'attività aveva una regolare concessione che era stata chiesta con tutti i crismi, aveva, diciamo, una società che dal punto di vista formale, fiscale, era una società in tutto e per tutto in regola. Sotto questo profilo arrivo alla domanda sua: perché contesti che apparentemente nulla hanno a che fare con il meridione accettano le mafie? Ma perché vale quel motto latino che non sbaglia mai, pecunia non olet. Allora, andando avanti su questo filone,
le chiedo un'altra cosa, una cosa in più rispetto alla presenza, alla, come dire, alla infiltrazione mafiosa nel nord. In questo rapporto che credo in giro in questi giorni sarà distribuito spesso, perché ne ho visto varie copie in sede all'organizzazione che organizza il tutto, che è il rapporto dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Lega Ambiente, che si chiama Ecomafia 2012, si parla solo delle ecomafie, o per meglio dire si fa il focus su queste. Si dice che le ecomafie fatturano, anche se il termine ovviamente non è quello giusto, però qualcosa come 16 milioni e mezzo di euro nel 2011, insomma, che non sono bruscolini, e c'è un capitolo specifico intero che fa il focus sulla presenza delle mafie al nord in rapporto specificamente ai, come dire, ai crimini legati alle ecomafie, quindi che è solo una parte del tutto. E ancora più nello specifico, questa è la domanda che volevo farle, diciamo all'occhio che ormai hanno messo da un po' di tempo a questo possibile grande contenitore di quattrini che è l'Expo milanese del 2015. Cosa succede a Milano in vista dell'Expo e cosa sta succedendo sul territorio attorno in questi anni, cose che ormai ogni tanto leggiamo purtroppo anche sulle cronache dei giornali? Ma sta succedendo, diciamo, facciamo una premessa anche qui brevissima. Il dramma delle indagini, cioè il dramma, ma il limite fisiologico, viva Dio, delle indagini giudiziarie è quello di intervenire dopo, cioè di intervenire quando i reati sono già avvenuti, per cui tutto sommato, diciamo, quello che si accerterà più o meno, o si è già in parte accertato, riguardano vicende che già sono avvenute. Le indagini giudiziarie hanno sempre una capacità di guardare al passato, dovrebbero essere altri ad essere in grado di proiettare le indagini giudiziarie in una prospettiva futura, ma le indagini giudiziarie riguardano il passato. Che cosa sta avvenendo nell'Expo? Molte cose sono ancora in uno stato embrionale, ma è un dato che in alcune zone della Brianza l'attività di Movimento Terra è completamente gestita da pezzi di imprese calabresi. È un dato che, diciamo, pezzi dell''ndrangheta calabrese da anni operano nella realtà milanese e hanno monopolizzato, soprattutto nella provincia, lì dove vi è un minore livello di attenzione, lì dove tutto sommato, diciamo, basta comportarsi rispettando più o meno certe regole per risultare meno visibili, dove sono cresciuti approfittando del fatto anche che in certi settori portavano anche un know-how positivo dal punto di vista della capacità imprenditoriale, nel senso che portavano imprenditori che sapevano lavorare, manovalanze in grado di gestire le attività. È evidente che loro si sono preparati rispetto a un settore nel quale avevano raggiunto già in parte una sorta di quasi monopolio. Cioè il sistema del Movimento Terra, che è un sistema fondamentale per tutto quello che gira intorno all'economia, in alcune zone della Lombardia io credo che sia più inquinato di quello che è inquinato nel Trapanese o che è inquinato in provincia di Caserta. E questo è avvenuto proprio per quello che dicevamo prima, perché, diciamo, si è sottovalutato il fatto che quel tipo di attività veniva svolta spesso non attraverso attività illegali. Quasi mai oggi hanno cominciato lì a fare i reati, diciamo, le minacce, ma fino a poco tempo fa loro potevano utilizzare la possibilità di avere quei fattori iniziali che consentivano di distruggere il mercato, perché quando tu fai gli appalti col massimo ribasso, chi può vincere l'appalto dando il ribasso del 70%? Chi evidentemente non paga correttamente gli operai, chi, diciamo, ha la possibilità di lucrare con un certo modo nelle forniture, chi sa che non avrà mai problemi nel farsi pagare, eccetera. Attraverso questi meccanismi che sono stati sottovalutati, il sistema legale è diventato in parte infiltrato dalle organizzazioni mafiose. Ed oggi si fa anche più difficoltà rispetto ad organizzazioni che tutto sommato sono diventate tutto e per tutto delle imprese. Se uno sente le intercettazioni che sono state fatte dalla Procura di Milano, che è diventata forse la prima procura che si occupa di 'ndrangheta alla pari di Reggio Calabria, e questo dovrebbe far pensare, la maggior parte delle intercettazioni non parlano di estorsioni, non c'è neanche un riferimento alle estorsioni, si parla solo di appalti, si parla solo di lavori pubblici, si parla solo di gestione dei voti.
a dimostrazione che, diciamo, quello che era il meccanismo originario è rimasto soprattutto nelle zone di origine, lì dove all'esterno le mafie ormai si sono trasformate in organizzazioni di tipo economico che di criminale hanno semplicemente il fatto che il danaro è di origine criminale, in gran parte dei casi. Grazie. Allora, adesso addentriamoci un po' di più sul tema specifico, che è quello delle ecomafie. Fare i conti con l'ambiente, titola l'iniziativa di quest'anno. L'ambiente nel suo complesso, negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, anche in Italia, per fortuna, è diventato sempre più presente nell'agenda di chiunque, e questo vuol dire che ci sono molti più soldi, per cui, partendo semplicemente dalla considerazione di prima, se pecunia non olet, anche nel campo ambientale ci sono soldi che fanno evidentemente gola. Quando parliamo di ecomafie, credo che, anche qui, torno alla nostra realtà di chi non è abituato a viverci tutti i giorni, il primo pensiero probabilmente, inevitabilmente, è quello delle montagne di rifiuti nel napoletano degli ultimi anni, e su questo per esempio anche il suo ultimo libro dedica un capitolo specifico. In realtà poi ci torneremo, ma vorrei da lei anche qui una sorta di stato dell'arte. Credo che se parliamo di ecomafie e di delitti, fra virgolette, in termini di ecologia e di ambiente, non si parla solo dei rifiuti napoletani, ma si parla di molte più cose. Torno a questo volume di Legambiente, che parla di ben altre cose. Nell'introduzione di questo, Roberto Saviano, anche di lui parleremo magari dopo, che segnala una serie di cose intelligenti e interessanti, come sempre, dice che oramai oggi due dei, come dire, degli aspetti più dei settori sui quali si riesce ad intervenire di più anche a livello mafioso, perché magari sono quelli che sentono meno la crisi economica, sono il turismo e il territorio. Quindi, insomma, il tema di ecomafia probabilmente permea entrambi questi settori. Cosa ne pensa? Un quadro generale, intanto, poi parliamo dei rifiuti napoletani. È un quadro che richiederebbe una serie di passaggi non brevi, perché io credo che si può capire quello che avviene adesso cercando di andare un po' dietro. Prima di tutto, c'è un dato che io credo che possiamo dare per scontato, poi cercheremo di arrivarci anche sul piano della dimostrazione, e che le organizzazioni mafiose hanno cominciato a occuparsi dello smaltimento illegale dei rifiuti per trasformarsi poi in veri e propri gestori del traffico, non del traffico illecito, ma della gestione ordinaria dei rifiuti. Cercherò poi, diciamo, di raccontare qualche episodio, se riusciremo, specifico. Cioè, hanno utilizzato il know-how che avevano si erano creati nella gestione illegale del sistema dei rifiuti, di cui adesso dirò qualcosa, per poi trasferirlo nella gestione regolare, e questo per esempio nelle vicende che hanno riguardato la Campania è stato sicuramente uno degli elementi caratterizzanti. Purtroppo bisogna andare un po' dietro, perché capire che cosa avviene oggi richiede arrivare un po' alla fine degli anni Ottanta, perché è lì che nasce il meccanismo delle ecomafie. Perché che cosa si intende ecomafie? Fra l'altro, devo dire, è un termine che è assolutamente atecnico, diciamo, è un termine che ha avuto un grande merito, secondo me, perché attraverso, diciamo, aver avvicinato la parola mafia alla parola ecologia ha fatto addrizzare realmente gli ambienti, ma se noi, cioè le antenne. Se noi volessimo dire che cos'è l'ecomafia, dovremmo dire che quel settore degli interessi ecologici gestiti dalle mafie. In realtà, nei rapporti che vengono fatti ogni anno sull'ecomafia, poi si inserisce tutto e di più, diciamo, per cui è un termine nel quale vanno dai reati ambientali semplici, dagli scarichi abusivi, un po' su tutte le cose. Ma l'ecomafia, cioè la gestione mafiosa dei rifiuti, comincia negli anni Ottanta. Comincia negli anni Ottanta quando ci sono una serie di difficoltà nel centro-nord per smaltire i rifiuti. Una serie di difficoltà nel centro-nord per smaltire i rifiuti, e quando, soprattutto al sud, dove non c'è alcun meccanismo di organizzazione delle discariche, si fiuta l'affare di poter andare a ritirare i rifiuti al nord. In una prima fase, ritirare i rifiuti al nord per inserirli in discariche più o meno regolari. Poi dopo, diciamo, quando il meccanismo diventa
particolarmente interessante dal punto di vista economico, si cominciano a interrare ogni tipo di rifiuti in ogni luogo, ma l'ecomafia nasce storicamente in un momento nel quale la Lombardia e il Veneto soprattutto vanno in difficoltà con il sistema dei rifiuti, non hanno ancora un sistema dei rifiuti, diciamo, completamente chiuso e hanno bisogno, si è verificata la vicenda di Seveso, ci sono state, diciamo, una serie di ricadute sul territorio, hanno bisogno di individuare luoghi per sversare i rifiuti. E lì la Camorra, in particolare i casalesi, fiutano immediatamente l'affare per due ragioni, io credo. Prima di tutto perché la Campania, a differenza della Calabria e della Sicilia, ha un sistema viario decente. Cioè arrivare a Napoli tu non hai bisogno di, soprattutto in alcune zone del napoletano e del casertano, non hai bisogno di fare strade, fai tutta autostrada e questa è una grande comodità. Arrivare in Calabria, per chi ha avuto di voi l'avventura di andarci, sapete benissimo che cos'è. Portare i rifiuti in Calabria sarebbe stato quanto di più antieconomico e anche quanto di più pericoloso. Portare i rifiuti in Sicilia non ne parliamo affatto. Quindi c'era diciamo, una ragione di comodità e c'era anche una situazione che derivava da un momento di crisi del sistema agricolo. Oggi diciamo, gli studiosi delle ecomafie sono sicuri nell'individuare un collegamento diretto fra la crisi di un meccanismo agricolo che era molto diverso al sud rispetto al nord, mentre al nord c'erano già le imprese agricole, alla fine degli anni Ottanta c'erano ancora i piccoli appezzamenti coltivati a livello quasi familiare nelle province di Napoli e Caserta, con situazioni di difficoltà economiche che facevano sì che su un terreno tu potevi guadagnare attraverso l'interno dei rifiuti quanto non avevi guadagnato in 10 anni di lavoro. Quindi c'era una grossa offerta che si incontrava con una offerta identica che veniva dal nord, da pezzi del nord, di portare i rifiuti. Su questo punto però diciamo che oggetto di sottovalutazione e che purtroppo dal punto di vista giudiziario non ha avuto, secondo me, una serie di sviluppi, perché all'epoca i reati ambientali erano puniti in modo assolutamente ridicolo. L'apertura di una discarica abusiva era una contravvenzione, il che significa che era punita molto più lievemente di rubare il chicco d'uva al supermercato, cioè era un reato assolutamente sottovalutato, e la sottovalutazione e una serie anche di meccanismi che dal punto di vista amministrativo favorivano. La prima grande indagine che viene fatta sulle ecomafie vede arrestato l'assessore alla provincia provinciale di Napoli all'ambiente, che fra l'altro era un professore universitario, non uno qualsiasi, che aveva dato decine di autorizzazioni in cambio di denaro per consentire lo smaltimento dei rifiuti al nord. Però lì si verifica una serie di stranezze che forse è opportuno che vengano rimarcate, perché diciamo per far capire che il meccanismo è anche dal punto di vista criminale molto più capzioso, perché il soggetto che per conto del clan dei Casalesi si occupa della gestione dei rifiuti viene un giorno fermato casualmente dalle forze di polizia mentre si trova ad Arezzo, e ad Arezzo sta uscendo da Villa Banda, che non è la casa di una persona qualsiasi, è la casa del venerabile Licio Gelli. Bisognerebbe chiedere per quale ragione un soggetto che non aveva la quinta elementare, che non era in grado certo di parlare di strategie o di logiche, diciamo, di riorganizzazione dell'Italia, si incontrava con il venerabile della loggia P2, lui che secondo tutti i pentiti era colui che si occupava di raccolta dei rifiuti dal nord e lo smistamento su tutti i clan. Perché che cosa avviene in quella fase? Che ogni clan della Camorra, ogni sottogruppo della Camorra mette a disposizione i terreni e si fa a gara per mettere a disposizione i terreni per poter far arrivare i rifiuti. Quindi l'origine dell'ecomafia è un'origine collegata alle difficoltà di un pezzo dell'impresa, e non solo dell'impresa, del centro nord di smaltire i rifiuti. È ovviamente una disponibilità senza nessun argine né di tipo sociale né di tipo, diciamo, criminale da parte del sud. Che cosa avviene adesso molto velocemente? Che gran parte di quei soggetti che sono stati gli artefici delle ecomafie li abbiamo poi ritrovati a distanza di anni
fra gli imprenditori che lavoravano per il commissariato per i rifiuti, con una sorta di paradosso, che erano diventati gli imprenditori che a loro volta gestivano le imprese, o una parte, ci mancherebbe altro, delle imprese che si occupavano della raccolta dei rifiuti, perché avevano, diciamo, subdorato il grande affare che ci poteva essere con la gestione anche lecita dei rifiuti, ed erano, si erano completamente legalizzati ed erano diventati gli imprenditori, alcuni dei quali hanno vinto appalti non solo in Campania, ma anche in molte altre zone d'Italia. E allora, per chiudere, io credo che il sistema tradizionale delle ecomafie, quello dell'interramento, dell'intombamento dei rifiuti, così come si vede nel film Gomorra, sia un sistema antidiluviano, che non esiste più, che è finito a metà degli anni Ottanta. Oggi il sistema, diciamo, è molto più capzioso. Oggi il meccanismo funziona attraverso quello che tecnicamente si chiama il girobolla. Lei diceva fatturati. No, no, molti di questi qui hanno regolare fattura. Nel senso che vengono fatturati a soggetti che non svolgono affatto attività di ricomposizione o attività di riqualificazione o attività di trasformazione. Alcuni anni fa si è trovata una società che avrebbe dovuto riqualificare una serie di proventi delle fabbriche chimiche. Le carte erano tutte a posto, rilasciava la regolare certificazione non solo alle imprese del sud, si è scoperto che però aveva un tubicino che buttava in uno scolo che era a fianco, per cui i camion che arrivavano venivano inseriti in meccanismi che fingevano di riqualificare i rifiuti, invece li buttavano nel fiume che poi andava nel lago. Questo sistema delle ecomafie, diciamo, è un sistema di soggetti che operano con tanto di autorizzazioni, che operano formalmente, diciamo, in regola, che sono gran parte di quegli stessi soggetti che hanno partecipato al primo sacco del territorio, e che operano in il non particolare interesse di tutti, perché c'è un'altra ragione che è una ragione economica. Gli imprenditori considerano giustamente i rifiuti la ragione meno utile su cui spendere il denaro. Parliamoci chiaro, se un imprenditore alla fine deve spendere 100 euro, preferisce investire, preferisce acquistare, il denaro utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti viene considerato in assoluto, ed è comprensibile, il denaro meno speso bene. Per cui quando ci si può risparmiare non si fa tante domande su come si risparmia il denaro. L'ecomafia, usando questo termine che, come dice lei, non è tecnico, si è modificata nei modi che lei ci ha, anche se succintamente, raccontato. Diceva prima che quando è nato il fenomeno è nato anche perché la legge, come dire, puniva ben poco i primi reati o quelli considerati come tali. Nel modificarsi in questo ventennio delle ecomafie, come si è modificata la legge e come si è modificato il modo delle istituzioni di combattere le ecomafie? Ma diciamo, in 20 anni io credo che abbiamo fatto passi in avanti enormi, sono stati introdotti, diciamo, reati che sono probabilmente ancora non sufficienti, ma per esempio ci sono finalmente dei delitti tipo il traffico dei rifiuti, è stata creata una polizia specializzata che è un organo dei carabinieri, il NOE, che si occupa esplicitamente dei reati in materia ambientale. Diciamo, io credo, rispetto al passato, il meccanismo di consapevolezza è completamente cambiato. È anche vero che quando cambia la consapevolezza, diciamo, cambia anche il modus operandi delle mafie. Il NOE comunque è un reparto, diciamo, specialistico di pochissime persone, riesce spesso a controllare, perché gli spettano di fatto a volte i controlli che sarebbero competenza delle ASL, che non sempre danno grandi garanzie, soprattutto al sud, di controlli, diciamo, particolarmente rigorosi, quindi i controlli formali a cui si aggiungono l'individuazione di questi meccanismi di cui dicevamo del girobolla. Rispetto al passato io credo che abbiamo fatto grandissimi passi avanti. Il vero problema oggi è quello di creare un sistema dello smaltimento dei rifiuti che eviti ogni meccanismo di emergenza, e questo parlo soprattutto per il sud, ma il problema non è solo del sud, perché soprattutto nei momenti di emergenza
che si abbassa il livello dell'attenzione, il livello dei controlli, e lì si creano, diciamo, i problemi enormi. Domanda: ma chi si sta occupando in particolare dei meccanismi dei trasporti, del sistema dei rifiuti, che in questo momento in Campania sembra aver risolto il problema e invece non ha risolto nulla? È evidente che, diciamo, non sempre le imprese vengono effettivamente monitorate, o meglio ancora, vengono monitorate spesso attraverso il monitoraggio formale. In un comune della provincia di Napoli, il prefetto di Napoli ha fatto l'interdittiva antimafia ad una società che si occupa di rifiuti. Faccio una premessa: io credo che quasi tutti i comuni della provincia di Napoli siano stati colpiti da interdittivi antimafia per le ditte che si occupano del sistema dei rifiuti, a dimostrazione che c'è una quantità di infiltrazione enorme. Ebbene, la ditta che è arrivata subito dopo ha cominciato a lavorare e si è scoperto dopo 3 mesi che aveva noleggiato a freddo tutti gli autocompattatori delle ditte precedenti. Di fatto aveva operato un mero cambio della ragione sociale. Quindi, voglio dire, diciamo, rispetto a meccanismi che sono sempre più complicati da andare a verificare, il NOE, che ha rappresentato un grandissimo risultato, rischia di dover fare, diciamo, le nozze con i fichi secchi. Quindi, rispetto al passato, grandissimi passi avanti anche sul piano della consapevolezza sociale. Oggi il vero problema è stare attenti che nel ciclo dei rifiuti che ogni regione sta organizzando, pezzi di mafia non si prendano il proprio spazio, secondo quel meccanismo di legalizzazione che abbiamo visto essere capitato al centro-nord col sistema del Movimento Terra. E prima ha accennato un attimo anche all'emergenza e alla situazione dei rifiuti a Napoli, che non è risolta. Qui la domanda è più banale, più terra a terra, ma credo che in tanti se la facciano, non vivendo là. Com'è oggi la situazione dei rifiuti a Napoli? Faccio un'altra domanda ancora più banale. Quando compro una mozzarella di bufala campana in un qualsiasi dei miei supermercati, anche garantiti, devo chiedermi sempre: farò bene, farò male o no? Mi perdoni la banalità della domanda. Guardi, che ovviamente, diciamo, è solo un esempio. Non sono la persona più adatta a rispondere, perché io credo che potrei fare a meno dell'aria, ma non della mozzarella. Quindi, diciamo, io la mozzarella la mangio e non, su questo non faccio titolo. Fra l'altro, diciamo, gli studi sostengono che la diossina non è in grado di passare nel latte. Ci sono sicuramente tutta un'altra serie di prodotti che sono pericolosi. Devo dire che il livello di attenzione in questa fase è particolarmente elevato. Tendenzialmente, diciamo, sono prodotti abbastanza controllati. Su questo credo che io sarei molto più tranquillo a comprare la mozzarella, diciamo, campana, che non al limite la mozzarella tedesca, perché mi risulta che la mozzarella tedesca era azzurra, non quella campana. Detto questo, il problema è: qual è la situazione in questo momento in Campania? La situazione in questo momento in Campania è, diciamo, formalmente una situazione di superamento dell'emergenza, nel senso che, a parte situazioni più o meno fisiologiche che riguardano piccole zone, il sistema della raccolta dei rifiuti sostanzialmente funziona. C'è anche un discreto aumento della differenziata rispetto alle promesse in campagna elettorale, siamo lontanissimi, però, diciamo, c'è un aumento della differenziata. Il problema vero è che però il ciclo dei rifiuti non si è chiuso, cioè, nel senso che la Campania aveva organizzato un sistema abbastanza semplice, che poi è comune anche ad altre regioni. I rifiuti dovevano essere separati, una parte doveva essere riciclata attraverso il compost, attraverso, diciamo, il riciclaggio, e poi ci doveva essere un quantitativo di rifiuti che avrebbe dovuto finire nei termovalorizzatori. Cioè, il sistema della Campania può vivere se ha i termovalorizzatori. E, diciamo, un conto matematico richiederebbe almeno 4 termovalorizzatori. Noi ne abbiamo uno che funziona anche abbastanza a scartamento ridotto, che è stato completato con grande velocità durante l'ultima emergenza, manu militari dal commissario dell'epoca straordinario, e quindi c'è qualche problema. Cioè, nel senso che i rifiuti che non vanno nei termovalorizzatori che non ci sono, a qualche parte andranno. E dove stanno andando? Stanno andando all'estero.
con una serie di problemi che attengono agli affari che ci sono intorno ai meccanismi esteri. Prima di tutto bisognerebbe capire chi fa da tramite in questi affari e quali sono le provvigioni che si prendono nel tramite. Che cosa è avvenuto nel sistema, che cosa avviene nel sistema dei trasporti? Adesso sta emergendo che durante la fase dei trasporti delle precedenti gestioni da parte delle ferrovie dei rifiuti in Germania giravano parecchi soldi e parecchie mazzette. Oggi il sistema funziona grazie ai rifiuti che vanno in Olanda e grazie al fatto che si fa finta di non vedere che molte altre regioni raccolgono i rifiuti della Campania. Qualora tutto questo per una serie di ragioni dovesse bloccarsi, la Campania non riuscirebbe a resistere 10 giorni e arriverebbe a un'emergenza persino peggiore di quella di prima. In questo momento in Campania non c'è nessun impianto di produzione del compost. Il compost viene mandato quasi tutto fuori regione. Il sistema, diciamo, le discariche sono quasi completamente esaurite e fra l'altro si esauriscono molto più velocemente perché non essendo fatto, diciamo, la divisione del materiale, nelle discariche va il cosiddetto tal quale, cioè la spazzatura che viene prodotta senza nessun tipo di divisione e si riempiono molto più velocemente. Io credo che in Campania si continui a ballare sull'orlo, diciamo, del precipizio sperando che riusciremo a far continuare a fare così. Però attenzione, questo non è solo un problema campano. Il Lazio sotto questo profilo, diciamo, non sta molto meglio. Per non parlare del buco nero Calabria, perché la Calabria, diciamo, che vive di discariche, ha ormai una quantità di discariche che stanno completamente distruggendo il territorio, e per non fare le domande sulla Sicilia, ma cominciano a esserci anche problemi in qualche zona del centro nord. Il problema vero è che, diciamo, lo smaltimento dei rifiuti deve essere fatto con logiche industriali e soprattutto deve essere fatto accettandosi da parte dei cittadini anche un minimo di sacrifici ai propri diritti e alle proprie prerogative. Ecco, ancora una cosa su questo, partendo da una pagina del suo ultimo libro, sinteticamente, tornando all'esempio Camorra e l'esempio gestione dei rifiuti della Camorra, lei dice che, come dire, nella Vox Populi molti pensano che la colpa dell'emergenza è della Camorra, questa è la citazione, e che la Camorra sia ovunque, ci sia una problematica e speculi sull'emergenza. In realtà lei dice che questo è troppo facile, cioè la Camorra c'è naturalmente, però non è stata la Camorra a inventare questo problema dei rifiuti. Se la Camorra ha speculato in questi anni è perché, anche qui cito un passaggio, ha potuto approfittare del disinteresse delle istituzioni. Ecco, in questa fase, come dire, più recente, visto che oramai del tema si è parlato molto negli ultimi anni, e in una fase come quella che lei ci raccontava ora, anche nelle singole regioni diverse, con regioni nuove che rischiano di avere problemi del genere, dal suo punto di vista le istituzioni ci stanno guardando un po' di più in generale? Ha parlato prima dell'aspetto proprio delle forze dell'ordine nate per cercare di contrastare, ed è un dato importante, e ha parlato adesso dell'aspetto dei cittadini, che credo sia fondamentale, perché tutto parte inevitabilmente dalla base. Però l'istituzione, intesa anche come ente pubblico, sta cambiando pelle, almeno in questo senso, in quest'ambito, secondo lei? Guardi, io, diciamo, non sono in grado di fare valutazioni che riguardano realtà diverse da quella dei miei territori. Devo dire, nei miei territori l'impressione è che sicuramente rispetto al passato abbiamo fatto grandi passi avanti, ma che la soluzione sia assolutamente lontana, anche per approcci rispetto a questi temi che sono di carattere un po' ideologico. Perché, diciamo, su certe cose io credo che bisognerebbe mettersi d'accordo. Perché a Pisa può funzionare un termovalorizzatore quasi in centro città? Perché a Vienna, ormai l'abbiamo detto in tutte le salse, c'è il termovalorizzatore che viene persino fatto visitare ai ragazzi che vanno in gita, e a Napoli si dice che non si può costruire, o in altri posti non si può costruire. Diciamo, il rischio vero è quello di un approccio di tipo ideologico rispetto a certi fenomeni. Allora io sono contrario al termovalorizzatore senza spiegare perché. L'altro è contrario a creare, diciamo, i siti di compostaggio, e così facendo il meccanismo diventa difficile da gestire. L'impressione è che siccome il ciclo dei rifiuti, ovviamente parlo per la Campania, non si è assolutamente sistemato, cioè non c'è un meccanismo che ormai funziona da solo così come dovrebbe, e che la mafia continua ad avere un ruolo. Però io insisto su quello che ho scritto:
Io non credo affatto che la mafia, la camorra sia stata la causa dell'emergenza dei rifiuti. È assolutamente falso ed è un alibi utilizzato da pezzi delle istituzioni e della politica che non hanno fatto il proprio dovere. Perché, diciamo, sarebbe lungo da spiegare, ma quando il sistema dei consorzi di bacino, che erano nella idea della Regione Campania il sistema attraverso il quale si sarebbe dovuto gestire la raccolta differenziata, è stato riempito di gente che non faceva nulla dalla mattina alla sera, e basterebbe vedere quella famosa trasmissione di Report. Io credo che c'entri davvero poco la camorra rispetto a queste cose. Lì non sono stati messi dalla camorra, sono stati messi da pezzi di una politica che non fa il proprio lavoro, pezzi di istituzioni che non hanno controllato quando dovevano controllare. Quindi voglio dire, addossare la responsabilità dell'emergenza rifiuti alla camorra è un'operazione storicamente non corretta, fermo restando che la camorra ha speculato. La camorra non aveva un interesse specifico all'emergenza, per la semplice ragione che la camorra, forse senza emergenza, avrebbe fatto affari con maggiore tranquillità. La camorra è indipendente dal sistema dell'emergenza. Certo, quando c'è l'emergenza è quella spesso più velocemente in condizioni di risolverlo, ma non è stata assolutamente la causa dell'emergenza dei rifiuti. Allora, parliamo da quasi un'oretta, io ho alcune domande finali naturalmente, ma come dicevo prima, visto che ormai è ora di cena e qualcuno giustamente si alza, se prima delle mie domande finali c'è qualche domanda dal pubblico, una, due, adesso vediamo, magari non... Ho il timore che non si senta bene, se riesce ad alzarsi quantomeno, oppure se vuole venire qui addirittura, ma magari, ecco, forse anche, esatto. Vabbè, proviamo. L'ufficio? Il vero problema sono altri, è evidente. Speciali, tossico-nocivi. Nei tempi c'è stato un minimo di evoluzione in questo, che tanto il container pieno di rifiuti destinato in Cina è un problema che non è mio, è un problema che arriva in Cina. Senza poi pensare, come poi anche qualche trasmissione televisiva di Report, anche l'ultima di Lucarelli ha evidenziato, questo container di rifiuti plastici, magari inquinati, ex teloni di serra, destinati in Cina, poi ci ritornano in forma di pupazzetti che compriamo per i bambini. La difficoltà che ultimamente noi abbiamo... siamo comunque pochi anche noi, siamo circa 300 in tutta l'Italia, anche se facciamo diversi sequestri, anche se non vengono molto evidenziati, ma lavoriamo in sordino ovviamente, è quella che abbiamo difficoltà poi a dimostrare la violazione dell'organizzazione e spedizioni di traffici internazionali più che di spedizioni di traffico internazionale. Cioè, noi riusciamo a contestare l'articolo 159 del decreto legislativo, ma il 160, che è quello che poi in effetti sarebbe più punitivo anche di interesse della distrettuale, diventa problematico perché ci sono una serie di questioni, insomma, da fare. Forse in questo il legislatore potrebbe essere un po' più incisivo, ci consentirebbe di
a magari arrivare prima, come diceva lei, più che arrivare dopo, insomma. Grazie. Ma lei secondo me ha fatto la domanda e anche la risposta, perché diciamo il tema vero purtroppo è abbastanza chiaro, cioè l'idea un po' egoistica, che vabbè se lo piangono loro, tutto sommato diciamo è molto semplice. Il vero problema è quello di cercare in una prospettiva futura di creare anche un minimo di legislazione mondiale su questi argomenti. A livello europeo ormai diciamo abbiamo una legislazione unitaria e questo ci ha consentito di fare molto più velocemente i passi avanti, perché le direttive europee hanno consentito di uniformare la legislazione. Io vorrei dire, lo voglio dire con forza, che se in Campania risolveremo il problema è grazie al fatto che l'Europa ci sta addosso e che ogni giorno ci dice che ci mette le sanzioni, perché diciamo paradossalmente quello che non ha fatto il governo italiano lo sta facendo diciamo la comunità europea. Ovviamente a livello mondiale si paga lo scotto di avere meccanismi legislativi che sono completamente diversi. Se per esempio la Cina ha meccanismi per i quali quelle materie vengono considerate materie secondarie recuperabili, diventa difficile utilizzare la nostra legislazione rispetto a chi quelle materie proprie o altrui le utilizza regolarmente. Io credo che questo del traffico transnazionale sia il tema del futuro. E le dirò di più, diciamo, le cose che passano per la dogana probabilmente sono le cose meno significative, perché è evidente che ci sono sicuramente una serie di meccanismi che non passano affatto per le dogane, che vanno con le navi, che vanno in altri modi e che vanno in alcune zone dell'Africa. Ormai sembra certo che gli omicidi che si sono verificati in Ilaria Alpi e della persona che era con lui, Krovatin, fossero collegati al fatto che lì era stato individuato un traffico di rifiuti, ma è certissimo, se non l'ha fatto l'Italia, che in Africa sono stati mandati ogni genere di rifiuti. Ma dove sono i residui di tutte le centrali nucleari del mondo? In Francia sappiamo che ci sono dei siti, ma quanti effettivamente sono lì e quanti sono altrove? Questo è il traffico transnazionale, quello che lei individua che passa attraverso diciamo le dogane, io credo sia veramente la briciola, siano le cose meno pericolose, tant'è che si pensa persino di farle passare attraverso diciamo un meccanismo più o meno formale. Volevo ricollegarmi a quello che diceva il funzionario, che lui diceva praticamente che ci sono dei la legislazione non è molto diciamo a favore del vostro lavoro in molti casi. Infatti avevo notato di un recentemente ho sentito nel programma che citava lei, quello di Lucarelli, sì, che c'era un metodo che utilizzavano, quello del aggirare il catalogo europeo dei rifiuti, sì, attraverso i meccanismi delle bolle, sì, che praticamente con la miscela dei rifiuti univano una parte di rifiuti tossici, ma una piccola percentuale, insieme a una parte consistente di rifiuti urbani, li univano in una stessa miscela in modo da poter passare il codice solo dei rifiuti urbani, perché la legislazione prevede questo. E infatti io dicevo, ma si potrebbe fare molto di più rispetto a quello che c'è adesso di legislazione antifrode. Io non me ne intendo sinceramente. Guarda, si può fare sicuramente molto di più. Il problema vero è che poi tu quando introduci meccanismi antifrode devi essere in condizione di controllarli. Per esempio, diciamo, c'è la prova che nella costruzione di pezzi della linea dell'alta velocità o in pezzi di autostrade sono stati utilizzati parte dei rifiuti che sono stati inseriti sotto i binari o sono stati inseriti sotto le carreggiate, proprio attraverso questo meccanismo della miscelazione. Il problema è che non è che si può pensare di mettere un poliziotto o un carabiniere in ogni luogo dove si butta la spazzatura o si fanno questo tipo di attività. La verità è che io credo che su queste vicende ci sia bisogno anche di fare una battaglia sul piano culturale, cioè bisognerebbe far capire, e questo piano piano ci stiamo riuscendo,
che questa è una logica assolutamente di breve periodo, cioè che se noi nascondiamo la spazzatura sotto i tappeti, prima o poi quella spazzatura si ritorcerà contro. Allora, le leggi vanno sicuramente modificate, in questo io insisto, per fortuna che c'è l'Europa, perché su questo l'Europa ci incalza, l'Europa ci controlla, l'Europa ci impone una serie di oneri continui. Però c'è bisogno anche di uno scatto, diciamo, di dignità individuale, perché se finché ci saranno gli imprenditori che per risparmiare un centesimo ogni chilo di rifiuti non si fanno domande a chi danno i rifiuti, ovviamente diventerà un mare magnum quello di cercarli. Cioè si riuscirà comunque a prendere un numero che rispetto al tutto è assolutamente insignificante. Allora, controlli, miglioramento delle leggi, ma bisogna fare la battaglia culturale per far capire che questo distrugge il nostro futuro, cioè che questo settore è il settore in assoluto che mette le ipoteche maggiori sul futuro, e mette le ipoteche sul futuro non solo della zona dove le andiamo a mettere, perché ormai il sistema è tale per cui la frutta che si produce in un certo posto non viene neanche più segnato dove effettivamente si produce. Loro te la vendono facendola risultare che si è stata prodotta in altri luoghi. Quindi il rischio vero è che quello stesso imprenditore che illegalmente ha smaltito i rifiuti poi li mangia attraverso certi tipi di frutta che quei rifiuti li prendono. Quindi è una logica di breve periodo ed è una logica suicida. Questo bisogna far capire sistematicamente, questo si cerca di fare attraverso iniziative come i rapporti ecomafia, attraverso attività di questo tipo che pure sono molto importanti. Buonasera. Lei ha detto che la mafia è cambiata e che si è spostata al nord. Io le volevo chiedere... No, non ho detto si è spostata, ho detto si è spostata, è presente anche al nord. E le volevo chiedere se conosceva casi di mafia all'interno del nostro territorio qui in Romagna. Specialmente io penso una zona di forte attività economica è la stessa Riviera Romagnola. Inoltre le volevo chiedere quali consigli darebbe per educare la cittadinanza e anche specialmente i giovani che sono alle volte i principali frequentatori di determinati ambienti come quello dell'industria del divertimento e che frequentano una scuola in cui questi temi non vengono affatto toccati, non vengono trattati. Guarda, i temi che tratti sono temi, diciamo, molto interessanti. Prima di tutto, le evidenze nel territorio, ma evidenze specifiche che a me risultino non ce ne sono. Certo, diciamo, i settori turistici o i settori del commercio vedono sempre più una serie di imprenditori meridionali che si spostano. Ovviamente attenzione a fare l'equazione imprenditore meridionale uguale camorrista uguale mafioso, perché rischieremmo di fare il maggior regalo alla mafia in questo modo. Il problema è che, diciamo, quel turnover, quei meccanismi vorticosi dal punto di vista commerciale e economico che caratterizzano alcune zone del sud, cioè con negozi che aprono e chiudono, cambiano continuamente titolarità, sono meccanismi che cominciano a esserci anche in alcune zone del centro-nord, che cominciano a riguardare per esempio le zone ad alto livello turistico, nelle quali io credo bisognerebbe alzare al massimo il livello del monitoraggio. Cioè, partiamo da un meccanismo opposto, si tende a far passare l'idea, se si chiede a qualcuno, ma in questa zona esiste la mafia, è come se fosse una sorta di riflesso condizionato. No, risponde subito no, per le ragioni che dicevamo prima. Allora io vorrei dire, vorrei fare, diciamo, lanciare una sorta di provocazione, ma invece di rispondere no, perché non andiamo a accertare? E meglio ancora, perché non alziamo le barriere, che se le barriere poi sono inutili, tutto sommato non hanno fatto danno a nessuno, ma se sono utili invece evitiamo l'inquinamento di certe zone. Quali sono le barriere? Quello di grande attenzione sui meccanismi degli appalti. Perché paradossalmente
spesso, diciamo, i meccanismi degli appalti sono molto meno controllati al centro-nord di quanto non lo siano controllati al sud, perché, diciamo, al sud il livello di monitoraggio degli appalti ha raggiunto meccanismi che, almeno dal punto di vista formale, escludono quasi categoricamente la presenza delle mafie. Tant'è che l''Ndrangheta, quando oggi deve inserirsi nei lavori dell'autostrada, utilizza questi meccanismi nuovi del nolo, cioè non risultano formalmente. Al nord invece si trovano ancora imprese che vincono o gestiscono i subappalti di un certo tipo. Allora, primo punto, alzare il livello di attenzione sugli appalti. Alzare il livello di attenzione sugli scambi commerciali, perché, diciamo, il sistema del commercio è il sistema attraverso il viatico principale attraverso il quale si fanno entrare il denaro di provenienza illecita. E che cosa possono fare i ragazzi? C'è una cosa che, diciamo, i ragazzi dovrebbero ricordare, che quell'attività che viene sottovalutata del comprare la droga, del comprare le pasticche o del comprare, diciamo, l'hashish, droghe che sembrano anche far meno male, sono attività di finanziamento della criminalità organizzata. Quelle attività vengono gestite direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata. Chi compra la pasticca, chi compra l'hashish, sta finanziando direttamente lo spaccio di droga e sta finanziando direttamente le mafie. Questo io credo che sarebbe un passaggio che avrebbe effetti epocali, perché le droghe restano, dal punto di vista delle attività illegali, certamente il settore nel quale le mafie guadagnano di più. Buonasera, Vincenzo Chiera, geologo e consulente ambientale Salerno, Cilento, conterraneo. Interessava conoscere la sua opinione in merito alla telenovela Sistri. Alla telenovela? Sistri, del Sistri. Cioè la questione del monitoraggio. Esatto. Guardi, io credo che il sistema del monitoraggio, diciamo, dei rifiuti ha una sua logica, cioè nel senso che l'idea di riuscire a monitorare i rifiuti dal momento in cui entrano, diciamo, negli autocompattatori fino al momento in cui vengono portati in discarica rappresenta un meccanismo, diciamo, che può in prospettiva evitare una serie di aggiramenti. Io però a questo punto parlo da cittadino, perché, diciamo, queste sono scelte politiche, per cui se è giusto o meno farla non spetta al cittadino. Io credo che questa scelta sia utile anche se la spesa da fare è economicamente conveniente. I soldi fino a questo momento che sono stati utilizzati per investire su questo settore senza ottenere alcun risultato sono già stati tantissimi. Allora io mi faccio una domanda: perché non cominciamo a operare un sistema, diciamo, di questo tipo a campione, per capire effettivamente l'utilità? Vorrei fare una provocazione. Noi negli ultimi anni abbiamo pensato di migliorare il livello di sicurezza della città con le telecamere, ok? Però non mi pare che le nostre città siano divenute più sicure. Le telecamere sono utilissime perché spesso consentono di identificare dopo chi ha fatto gli omicidi, ma devo dire che la funzione era altra, quella di evitare. Perché hanno funzionato male questi sistemi? Perché non c'era chi le guardava, le telecamere. E allora la domanda, non è che noi stiamo facendo un meccanismo analogo, prevediamo un meccanismo di monitoraggio che poi nessuno controlla effettivamente? Allora, da cittadino, io credo che quell'idea, che ha un suo senso e che fra l'altro ci viene imposta all'Europa, potrebbe forse partire con un meccanismo, diciamo, a campione per capire l'effettiva utilità, soprattutto per capire se poi c'è qualcuno che materialmente è in grado di andare a verificare quel tragitto dei rifiuti, perché non vorrei che si tratta di ennesimi dati che nessuno mai controlla. È come quella famosa legge che prevede che bisogna comunicare in questura tutti i cambi degli esercizi commerciali. Com'è finita? Che nella maggior parte delle questure si mettono in un posto e nessuno mai controlla. Allora, se sono dati che vengono incamerati e che nessuno controlla, rischiamo di spendere una quantità incredibile di soldi senza che sia effettivamente utile. Se ci sono altre domande...
No, assolutamente no, diciamo, l'idea di scrivere è stata un'idea casuale e diciamo il continuare a scrivere è stato il fatto che paradossalmente, non occupandomene in prima persona, ho avuto la possibilità di approfondirlo su un piano che era un piano di maggior distacco e quindi mi ha per esempio portato ad approfondire continuamente con articoli sul giornale. Io scrivo abbastanza sistematicamente di questi temi sul giornale della mia città, che è Il Mattino, che mi ha portato ad un approfondimento che per certi versi è maggiore di quello stesso che io avevo stando in procura. Per cui diciamo ne è venuto quasi naturale che poi certe cose in qualche modo le ho sviluppate riportandole in testi in cui cercavo di dare un minimo di organicità alle idee. Questa è nessuna logica e nessun dolo di partenza. Se non ci sono altre domande, chiuderei con un paio di domande io, però naturalmente se ce ne sono siamo qui. La prima in qualche modo si aggancia a quella che Matteo Casadio ha appena fatto e l'avevamo accennato prima, riguarda, forse è un tema a cui io do troppo peso perché è il mio mestiere, ma insomma riguarda la logica della comunicazione rispetto alla mafia, credo, e alle mafie. Credo che negli ultimi anni Saviano è l'esempio più importante, più conosciuto. Gomorra è un libro che è diventato un bestseller in tanti paesi, il film che ne è uscito è stato ed è tuttora un film importantissimo, però non è il solo esempio. Partendo di qui, qui torno a parlare dell'Italia, molta più televisione si è occupata di mafia, anche con personalità, prima citavamo il programma dell'altra sera di Lucarelli, e credo ci siano più spesso di prima anche esempi di chi come lei scrive di mafia o comunque delle sue esperienze con libri che hanno anche come dire, diffusione importante. Io parto dal presupposto che parlare di qualcosa, comunicare di qualcosa è sempre un vantaggio e probabilmente alle mafie dà fastidio, ricordo insomma, magari non passa tutto di lì, però si dice che impastato probabilmente fu ucciso prima di tutto perché sfotteva la mafia alla radio, insomma, anche se questo non era il tutto. Erano anche altri tempi. Naturalmente. Le chiedo cosa ne pensa, cioè quanto la consapevolezza del paese di quello che è il quadro attuale della mafia, delle mafie, può essere cresciuta negli ultimi anni anche grazie alla comunicazione e alcuni personaggi che ne hanno fatto una propria battaglia, Saviano in primis, e quanto questo può servire davvero in prospettiva per cercare di combatterla, di vincerla. Ma guardi, io credo che sia, diciamo, molto molto utile, cioè nel senso che la mafia è un fenomeno che ha avuto questa grande capacità di crescere proprio dovuta alla enorme sottovalutazione che c'era stata, dovuta al fatto che fino a poco tempo fa, soprattutto poi da lontano, veniva persino da qualcuno vista come un fenomeno quasi simpatico, tutto sommato una manifestazione di un certo tipo di meridionalismo, in una logica sostanzialmente oleografica della visione delle mafie. Quindi io credo che sotto questo profilo la conoscenza del fenomeno mafioso sia indispensabile per poi fare una lotta effettiva. Perché una delle ragioni che ha impedito diciamo un contrasto vero è che anche una parte importante della classe dirigente non sapesse davvero di che cosa si stava parlando. Cioè una parte della classe dirigente che non aveva fatto i conti con un certo tipo di mafia e aveva sottovalutato quell'altra mafia che fa meno paura, perché la mafia che porta il denaro, almeno in una prima fase, aveva sottovalutato il tema perché non lo conosceva. Quindi io credo che sotto questo profilo la conoscenza del fenomeno mafioso e la divulgazione del fenomeno di quello che c'è intorno rappresenti un dato fondamentale. E mi permetta di dire questo, che su questo punto, diciamo, anche su questo punto, noi dobbiamo ringraziare le intuizioni di Falcone e Borsellino, perché furono Falcone e Borsellino che capirono che la lotta alla mafia, finché restava un problema di poliziotti e di magistrati, non sarebbe andata da nessuna parte. Perché fino a quando, diciamo, c'era una parte ampia della popolazione che pensava ma questi non sono problemi miei, la battaglia sarebbe stata impari. Furono Falcone e Borsellino a cominciare a parlare di questi temi nelle scuole, nei dibattiti. Fra l'altro
creandosi una serie di nemici soprattutto all'interno della magistratura, perché diciamo oggi Falcone viene visto come un eroe generale, come un eroe da tutti, però se andassimo a verificare quello che è capitato nella sua vita e nella sua carriera, non è stato nominato consigliere istruttore e certamente non fu la mafia a non nominarlo, la mafia non c'entra nulla, non fu nominato procuratore della Repubblica, non fu eletto al Consiglio Superiore della Magistratura e tutte queste non furono cose volute dalla mafia. È evidente che c'era un pezzo di magistratura, un pezzo di istituzioni che per una serie di ragioni che non erano quelle necessariamente della connivenza, diciamo, osteggiava questo modo di fare. Ma loro l'avevano capito che era fondamentale andare a parlare. L'avevano capito perché qual è l'obiettivo? Quello di far capire che nella lotta alla mafia la neutralità rischia di essere il regalo alle mafie, cioè di chi si gira e pensa questo non è problema mio, ha già fatto la scelta. Quindi io credo che il meccanismo della conoscenza sia un meccanismo indispensabile. Ovviamente c'è un rischio, che è quello di confondere, diciamo, la conoscenza con la lotta, cioè quel fenomeno che qualcuno ha chiamato savianismo, e cioè di chi pensa che la lotta alla mafia poi sia sostanzialmente prendere un bel libro che può essere Gomorra e metterlo sul comodino. No, se è questo, tutto sommato torniamo, diciamo, ai sepolcri imbiancati che non servono a nulla. Questi sono meccanismi che servono per capire, nient'altro, per stimolare l'impegno, nient'altro. Non basta, diciamo, questa scelta per posizionarsi in una logica antimafia. Un'ultima domanda che parte dall'ultima pagina del suo ultimo libro di Operazione Penelope. Non voglio parlare di politica, però inevitabilmente un accenno c'è, perché parte anche di qui, eppure i suoi libri, come dire, non parlano di politica in senso puro, ma inevitabilmente non possono farne a meno. L'ultimo paragrafo di questo libro è una lettera aperta all'ormai ex Presidente del Consiglio Berlusconi, che non sto a sintetizzare, perché lascio eventualmente al piacere e al gusto del lettore andarsi a leggere. È breve e molto arguta. La domanda però banalmente è questa, voglio guardare avanti. Se mai, non voglio dare giudizi politici, non è questo il caso, questo ultimo ventennio di berlusconismo, e qui non parlo solo del governo Berlusconi, ma come dire, del modo di pensare la politica che c'è stato in questi ultimi vent'anni, e non solo necessariamente nello schieramento politico dell'ex Presidente del Consiglio. Di qui in avanti, se qualcosa abbiamo visto essere cambiato in termini attuali governativi, se qualcosa magari c'è chi spera che possa cambiare ancora in prospettiva, questo può cambiare secondo lei anche l'approccio dell'Italia e delle istituzioni italiane nella lotta alle mafie? Ma diciamo, l'augurio certamente c'è. Io credo che sia semplicistico, diciamo, prendersela con Berlusconi. Tutto sommato Berlusconi rischia di essere quello che la Camorra è stato per i rifiuti a Napoli, cioè il capro espiatorio di una serie di meccanismi. C'è stato, diciamo, negli ultimi anni una idea di sottovalutazione di quest'altra parte delle mafie. Cioè, se noi andassimo a guardare spassionatamente la politica legislativa che è stata fatta dal governo Berlusconi in materia di mafie, il giudizio non potrebbe essere disastroso. È stato pubblicizzato moltissimo questo codice delle leggi antimafia, è pessimo e non serve a nulla, non ha cambiato nulla. Però quest'ultimo governo, per esempio, aveva fatto delle modifiche importanti, per esempio sul piano delle misure di prevenzione, dico una stupidaggine, aveva raccolto finalmente una cosa che noi dicevamo da sempre, che non bastava la morte del mafioso per far chiudere il tema delle misure di prevenzione. Ed è stata una rivoluzione che è stata fatta. Sono state create una serie di norme anche particolarmente rigorose che hanno aumentato il potere di indagine. Accanto però a questi, diciamo, meccanismi, cioè, c'è stata un'idea culturale che poi portava a ritenere che comunque bisognava trovare, diciamo, meccanismi di convivenza. Cioè io credo che quella famosa voce dal senso fuggita al ministro dell'epoca che disse con le mafie bisogna convivere,
era l'idea un po', diciamo, trasversalmente accettata da chi pensava che comunque nel breve periodo dei meccanismi di convivenza dovevano essere provati, e soprattutto di un'idea di un attacco a 360 gradi alla mafia militare, un po' meno, diciamo, meno forte, meno significativo quando la mafia andava a toccare altri meccanismi. Faccio un esempio, diciamo, sempre per restare in Campania, quando venne arrestato uno dei boss che aveva seminato terrore, quel Xetola, che nel giro di un anno aveva ammazzato 15 persone, aveva fatto la famosa strage di Castelvolturno, il ministro d'allora degli interni venne a Napoli e ritenne di congratularsi con le forze di polizia, giustamente, ma anche con i magistrati. Quegli stessi magistrati, un mese e mezzo dopo, fecero una richiesta di arresto nei confronti di un certo politico, che erano stati bravissimi nell'arrestare Setola, diventavano degli emeriti imbecilli quando si erano occupati delle connivenze col mondo politico. E questa schizofrenia che ha rischiato, e che devo dire è molto più trasversale di quanto non appaia, che ha rischiato di far apparire la lotta alla mafia tutto sommato comoda quando si colpiscono i boss, quando si colpiscono, diciamo, le ultime ruote del carro, meno comoda quando si tratta di colpire altre cose. Per esempio, c'è un dato che io credo che vada evidenziato: il numero di scioglimenti di consigli comunali che ha fatto questo ultimo ministro, che è un ministro tecnico, che non ha nessuna, diciamo, connotazione politica e soprattutto che non deve avere un riscontro elettorale, ha invertito il trend. Perché, diciamo, nell'ultimo periodo sono stati sciolti una quantità di consigli comunali, e se non gli si impedirà, probabilmente sarà abbattuto il tabù del primo comune capoluogo di provincia che potrebbe essere sciolto, e non è un comune qualsiasi, a dimostrazione che, diciamo, non è che il ministro se li è inventati gli scioglimenti, e che evidentemente fino a quel punto c'era stata una sottovalutazione, che quegli stessi elementi erano stati visti, che erano stati portati, diciamo, alla doverosa attenzione dai prefetti, dalle forze dell'ordine, erano stati visti con un minore, diciamo, interesse. Allora, il quadro, diciamo, che emerge dal passato è di una idea un po' schizofrenica della lotta alla mafia, un'idea che, di una lotta alla mafia che fa comodo finché si tratta di arrestare gli ultimi. Una lotta alla mafia che invece comincia a essere meno piacevole quando si tratta di guardare avanti. Che cosa sta avvenendo adesso? Ho già detto, il ministro degli interni secondo me sta facendo un lavoro egregio, fra l'altro, diciamo, ottenendo risultati che su questo aspetto sono storici. Se dovessimo guardare le parole, io credo che il Presidente del Consiglio non ha quasi mai pronunciato la parola mafia. Probabilmente non rientra nella sua cultura, ma è un dato. E soprattutto si sottovaluta un po' il fatto che esistono zone nelle quali, diciamo, continua a esserci un pesantissimo welfare mafioso. Mi spiego. In alcuni quartieri napoletani, tipo Secondigliano, il tasso di disoccupazione in alcune zone supera il 70%. Sono dati. E allora, come fanno intere famiglie dove nessuno lavora a vivere? Soprattutto, perché la gente non protesta, va per strada, fa sentire la sua voce? È evidente che un pezzo può essere spiegato col nero famoso dell'evasione, ma un altro pezzo è evidente che viene spiegato in un'altra logica. Cioè, c'è un pezzo di welfare che ormai è stato assunto direttamente dalle organizzazioni mafiose, nel caso specifico dal sistema dello spaccio a Scampia. La sottovalutazione di questo significa avere in qualche modo rinunciato alla sovranità su pezzi di territorio. Certo, sarebbe assurdo voler pretendere da un Presidente del Consiglio che è venuto a fare, diciamo, il pronto soccorso di doversi occupare dei problemi endemici. Non è da lui.
ma questi sono i problemi che devono essere posti in un'agenda che riguarda il futuro. La lotta alle mafie diventa un elemento fondamentale anche per lo sviluppo. Perché non si investe in certe realtà? Una domanda, io adesso mi sto occupando, mi sto interessando del tema mafie calcio, che è un tema, diciamo, assolutamente sottovalutato, ma purtroppo molto significativo. Ma perché i grandi investitori stranieri vanno ad acquistare squadre che hanno un bacino spesso insignificante e non guardano, per esempio, i bacini interessantissimi del sud? Una squadra come la Regina ha un numero di tifosi in Italia 10 volte superiore a quello del Paris Saint-Germain. Perché non si pensa ad acquistare la Regina piuttosto che il Paris Saint-Germain? Sono domande in cui è evidente che il fattore C, la presenza della criminalità organizzata, è un elemento significativo che rappresenta una ragione per la quale le persone non vengono. Allora il tema delle lotte alle mafie può essere anche un argomento da prendere in considerazione la logica dello sviluppo. Finché ci saranno le mafie in certe realtà, forse ci sarà quel welfare mafioso che consente ai cittadini secondigliano di vivacchiare, ma non ci sarà mai un imprenditore che verrà a investire davvero i propri denari in quelle zone. Io credo che il dottor Cantone meriti un grande applauso. Mentre l'organizzazione gli regala questo pezzo, io ringrazio tutti voi che avete fatto questo orario non consueto per seguire questa, credo, interessantissima conferenza che ha aperto ufficialmente le conferenze di questa quinta edizione. Domani, tanto per citare le due più importanti, visto che fare conti con l'ambiente significa farlo in molti modi e con molti settori da trattare, per l'intera giornata, dalle 9 del mattino fino alla metà del pomeriggio, alla Camera di Commercio si parlerà del mondo 20 anni dopo la conferenza di Rio, siamo più sostenibili, è il titolo e in tanti ne parleranno. Domani sera alla stessa ora di questa sera, in questa stessa sala invece, la conferenza credo altrettanto interessante di Philippe Daverio, che parlerà del rapporto fra l'ambiente e la bellezza. Grazie ancora a tutti e buon lavoro alla Belab.